Perché tu devi avere qualche cosa. Se non hai una mazza dentro, io posso insegnarti finché vuoi. Però devi avere la mazza dentro. Però devi avere la mazza dentro. Boom ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi ospite con me, lo avete letto nel titolo, Lorenzo Scattorini. La voce di Sanji, di One Piece, di Kenshiro. Una delle voci di Kenshiro, la più recente. Tu hai fatto Nip and Tuck. Sì, ormai un po' di anni fa. Lorenzo, ragazzi, è la voce del biondo col sopracciglio più famoso del mondo. Ti voglio bene. Ti voglio bene! E il mio amico Lorenzo. Oggi è mio ospite perché parleremo della sua storia nel mondo del doppiaggio. Allora, no, tutti i miei ospiti devono giocare e okay. Utilizzare il proprio personaggio. Bene. Abbiamo detto che tu sei la voce di Sanji. Ma, domanda, come hai iniziato? Cerco di fare un riassunto. Sono nato in una famiglia di attori, quindi le prime occasioni le ho avute perché appunto vivevo in mezzo a mamma e papà che facevano doppiaggio, soprattutto papà e... Maurizio Scattorini, suo padre, il gran sacerdote dei Cavalieri dello Zodiaco. Esatto. Per cui le prime possibilità ci sono state, insomma, quando serviva un bambino, chiedevano a chi dell'ambiente aveva figli dell'età giusta. Poi ho smesso e poi in realtà il grande lancio è arrivato a fine anni 90. Ho fatto la scuola qui a Milano del CTA e... Che ho fatto anch'io. Che hai fatto anche tu. Beh, l'ha fatta credo il 90% di noi. Ma tu sai quanti ragazzi mi scrivono che vanno al CTA perché l'ho fatto io? Ma tanti. Credo. Poi tu vai sul sito del CTA, allievi famosi, e io non ci sono. Io ve lo faccio buttare giù il sito. E poi insomma hai rideciso a un certo punto di ritornare. E mi sono dato un tempo prestabilito e sono riuscito, insomma. I ruoli a cui tu sei più affezionato, oltre a Sanji, tra l'altro questa missione si chiama Testa d'Alga. Testa d'Alga. Eccolo qui. Oh, titolo il joypad. Grazie. Vedete, l'episodio selezionato contiene nemici femminili. Sanji è svantaggiato contro i personaggi femminili. Questo gioco è fatto talmente bene che se Sanji combatte contro una donna, gli leva metà dell'energia. Ma pensavo, cioè, di quanto gliene toglierebbe metà dei vestiti, perché conoscendo una cosa, tu mi obblighi a fare una cosa femminile, cioè a fare due cose allo stesso tempo. Io sono maschio. Tutti gli ospiti maschi hanno avuto difficoltà a giocare e a essere intervistati insieme. Esattamente, a tu dire cose sensate. Schiaccia a casa, vai a casa. Tu mi insegni che per doppiare noi dobbiamo essere sempre ben idratati, ben salivati in bocca, no? Lo dici tu, come a me ti prepari? Mi bevo dei bidoni di acqua. Di acqua. A proposito di acqua, io ti voglio far conoscere lo sponsor di questo video, Airup, che è questa semplice borraccia contenente della semplice acqua. E tu dici, bevo l'acqua, vedrai, bevo l'acqua. Toh, bevi. Non inclinare, no. Devi solo tirare su. È acqua. Buona. Io oggi te ne voglio regalare una. Grazie. Ti faccio scegliere un gusto tra guava, cocco e melone dolce. Guava, che non so che è, per cui... Guava. Però devo dire che dalla copertina sono ispirato molto anch'io. È un frutto tropicale. Questi sono dei pod. Sono dei pod che vengono... Ma tu senti dolore forte? Ho scelto bene. Sono dei pod che vengono inseriti sul beccuccio. Guardate. Se tenuto premuto non si attiva. Ma così bevi come hai bevuto prima. È fantastico. Sa di guava, è buono. Ma non ci credo. Sì. Dai, davvero. Perché praticamente questo pod rilascia delle particelle che permettono alla zona retronasale di percepire il sapore. Ma tu in realtà stai bevendo acqua. Acqua. Ti idrati, c'hai gusto. Te lo regalo, è il tuo. Questo è il grazie. Tuo. Se anche voi volete provare Airup con il codice sconto MerluZap. MerluZap. Facile così. Avrete il 15% di sconto su tutte le borracce e tutti i pod per 3 settimane. Se ne volete sapere di più, cliccate sul link in descrizione. Approfittate. Dicevamo, oltre a Sanji, ci sono dei personaggi a cui sei molto affezionato. Uno l'hai fatto tu, He-Man. Una delle primissime serie degli anni 2000, fine 99. 2002. Ah, ecco. 2002. Kenshiro, la fantasia di Kenshiro. Ricordi stupendi. Emozionante. Ken, quanto mi sono cagato sotto quando l'ho saputo. Perché era un personaggio che era stramato, già super famoso, non era una cosa che arrivava lì ed era nuovo. Esatto. No. E all'inizio non ci pensavo, invece gli ultimi giorni ho cominciato a fare dei giretti in rete, a guardare commenti. Ho detto, saranno ben disposti, per cui ho cominciato a leggere, ma questo chi... scusa la parola, ma da dove salta fuori? Vogliamo le vecchie voci? E allora ho cominciato a pensare che forse l'impresa era, insomma, un po' più complessa. Però devo dire che poi, insomma, il riscontro è stato positivo. Quando ho chiuso il cervello e non ho più pensato... Perché poi il segreto molto spesso è quello. Sì, è vero. Souther, maledetto!
Non resterà niente di te in questo mondo! E mentre invece di Sanji hai qualche aneddoto particolare? Ah, facciamo così. Io che so fare due cose insieme. Sì. Gioco usando Sanji. E tu me lo doppi. I famosi calci rotanti. Vado a picchiare Smoke, guarda. Ehi, vieni qua! Diabol Jump! Eccolo lì. Ma so che adesso stai doppiando le puntate nuove, è possibile? Sì, non so quanto ne possa parlare, però... Che te ne frega? Ah, dici qui è zona franca? Sì, sì. Sì, sì, d'accordo. A me nessuno dice niente. Sto doppiando le puntate nuove. Guarda, allora, in realtà io ho cominciato a doppiare One Piece nel 2003. Tu considera che lo leggo da luglio 2001. Ok. Quindi sono 21 anni che io leggo One Piece costantemente. È una costante più dell'allenamento per me. Sanji è uno dei pochi personaggi sui quali non credo di aver fatto il provino. Ma ti è stato assegnato default? È assegnato di default, sì. Ed è una cosa particolare, perché comunque personalmente, non so poi in generale come funziona, ma è una cosa abbastanza rara. Di solito sui protagonisti vengono provinati a diverse persone, per cui esattamente come è successo su un altro prodotto, per esempio Dragon Ball. Dragon Ball, tu sei Lord Beerus. Esatto. Tu mi hai ucciso. Esattamente. Hai ucciso Zamasu, uno degli Zamasu di uno degli universi. Ma tu ti ricicli, poi torni sotto un'altra veste. Sì, sì, perché sì. Tu sei figo. Ma con un calcio devi farti fuori 500. Eh sì, Sanji. Guarda, doppiami questa. Vai. Che è un mix con Ken. Nami, tesoro. So che tu sei anche insegnante di doppiaggio. Sì, è un percorso che ho intrapreso da ormai un po' di annetti. Devo dire grazie a un collega che è Christian Jansante, che mi ha proposto di diventare uno degli insegnanti di una delle sedi della sua scuola, della sede di Milano. Ho sentito tre distinte click dell'interruttore. E inizialmente io non volevo, in realtà. Perché? Perché io non sono uno caratterialmente che... Tu sai in che senso lo sto per dire. Sì, non sì. Sono uno che racconta troppe bugie o che infonde false speranze alle persone. E insomma, negli ultimi anni passa un po' il concetto che questo sia un lavoro che possono fare tutti, no? E non è così. Continua a non essere così, per fortuna. E il fatto di comunque di frantumare i sogni dei ragazzi era una cosa che pensavo di non essere capace di fare. Cioè il fatto di dire la verità alla maggior parte dei ragazzi era una cosa che mi disturbava, insomma. Ok. Ho trovato un compromesso. Intanto come esprimere quello che pensavo, i miei pensieri, le mie idee, da un punto di vista artistico. Devo dire anche che ho trovato l'insegnamento un qualche cosa che comunque mi ha arricchito e mi arricchisce. Il fatto di conoscere tanti ragazzi diversi tra loro, ognuno veramente con delle peculiarità. Ne ho veramente tanti in mente, in 7 anni ne ho conosciuti parecchi. E i ricordi sono tanti, è una scuola per loro, ma è un... Quindi sono 7 anni che insegni. Sì, c'è qualche tuo allievo che è diventato poi tuo collega? Ce ne sono due. Due? Sì. Due ragazzi che sono usciti e sono usciti bene e stanno crescendo ancora meglio. È anche merito tuo. Sei stato loro insegnante. Quindi, io credo che il merito di chi ha contribuito a sua volta a insegnare loro qualcosa sia quello di intravedere le possibilità, perché tu devi avere qualche cosa. Se non hai una mazza dentro, io posso insegnarti finché vuoi, però devi avere la mazza dentro. Però devi avere la mazza. Insomma, se non hai niente dentro da dare, uno ti può insegnare finché vuoi, ma... E tu hai comunque acquisito questa cosa nel dirlo, sei sincero con i ragazzi. Assolutamente. Gli dici, bimbi, sì, sì. Non è per sì. tutti. Sì, e poi comunque ognuno poi dopo può insistere, può continuare, può andare avanti, può proseguire negli studi, può fare quello che vuole, ma quello che io percepisco adesso, in questo momento, alla fine di questo percorso di un anno è questo e dico quello che penso. Bravo, bravo, fai bene, non bisogna illudere i giovani. Vi racconterò una storia adesso, vi racconterò un aneddoto. Tanti anni fa, era circa il 2007, io ero un giovane sgarzellino del doppiaggio. Io lo so già. Che era appena uscito dal CTA. Dopo che sei uscito dalla scuola, la prassi vuole che si assista ai turni per imparare, insomma, assimilare il mestiere del doppiatore. Ero in questa stanza e c'era una pausa. E durante questa pausa c'erano Gianluca Iacono, Lorenzo Scattorin. Perché l'hai appoggiata così tanto? C'era Gianluca Iacono, Lorenzo Scattorin, sì. Altri colleghi. Loro disquisivano sulla loro età. Quanti anni hai tu? Tu quanti ne hai? Io ne ho 37, io ne ho 38. Ma perché il discorso era nato da quando avevamo cominciato a lavorare. Esatto. Nasceva da quello. A un certo punto c'erano delle scaline, no, che portavano fuori all'uscita, e Lorenzo davanti a me stava preparando la sigaretta. È la prima volta che io ero lì, no? Sai,
da ragazzino che assiste ai turni di doppiaggio c'erano Iacono, Scattorin, Delrigo. Io ero 2007, ero lì ad assistere. A un certo punto Scattorin, Lorenzo Scattorin, sì, no, ma avranno capito questo, si gira e mi fa: e tu quanti anni hai? La mia risposta fu: a settembre 21. E la sua fu: ma va. Si alza e se ne va. No, ho detto beato te. No, hai detto vaffanculo. La mia prima parola ricevuta da quest'uomo è stata: ma quante volte ti ho detto ti voglio bene dopo? Sì, però. Poi dopo mi hai detto tantissime volte. Però la prima, indelebile, perché io facevo 21 anni, non avevo neanche la barba. Quanti ne hai adesso? Ne ho appena fatti 36. Ma va. E tu domani ne fai 51. Che cavolo! 15 anni fa, ne avevi 36. Dio, come ero giovane. Avevi l'età mia. Di adesso? Sì, avevi l'età mia di adesso. Questo è un aneddoto che volevo raccontare. Ecco, però tu da insegnante, tornando al fatto del discorso dei ragazzi che assistono ai turni, dato che sei sincero, che consiglio vuoi dare a chi guarda i video, è appassionato di doppiaggio e vorrebbe un giorno essere in sala? Bisogna partire da un assunto. È un mestiere molto difficile. Bisogna avere delle basi, tassativamente, questo è il mio punto di vista. Un minimo di studio alle spalle ci deve essere prima di provare l'esperienza di un corso di doppiaggio. Presentarsi e di eventualmente iscriversi a un corso di doppiaggio dopo aver frequentato almeno un biennio di recitazione, di scuola teatrale o di similari. Perché presentarsi e provare a fare doppiaggio prima di aver imparato o acquisito un minimo di nozioni di recitazione, no, è come provare ad andare in moto senza mai aver fatto un giro, mai aver preso la patente. E vuoi già correre in moto GP? Esatto. Io meno tutti, ammazzo di botte. Ma più che altro anche perché i ragazzi fanno meno fatica. A picchiare? No, i ragazzi che si presentano ai corsi, se hanno un minimo di esperienza alle spalle, teatro, recitazione, quello che è, alle GIO fanno meno fatica. Certo, acquisiscono, certo, quelli che sono le nozioni base, certo, perché... del doppiaggio molto più facilmente, molto più velocemente, capiscono tutto molto più al volo. E purtroppo invece penso che una delle caratteristiche negative che ci siano oggigiorno tra chi vuole iniziare a fare doppiaggio è proprio la fretta. Ma quello è un problema secondo me delle generazioni ultime. Hanno fretta di fare, hanno tutto, fretta di arrivare, di fare, di ottenere, e questo comporta anche il fatto che si godano secondo me meno le cose che ottengono, che è un peccato. È vero, bisogna avere un palo dentro, come diceva Lorenzo. Una mazza. Una mazza. Allora, io ho raccontato un aneddoto, no? Su quello che mi è successo quando ti ho conosciuto. Ma tu hai qualche aneddoto su qualche doppiatore, quando l'hai appena conosciuto, o altre cose che sono successe in sala? Allora, senza fare nomi, almeno mi leggo a quello che dico sempre ai ragazzi, e cioè la mia opinione è questa, ma nulla vi vieta di perseguire, di andare avanti e di continuare, perché magari siete acerbi oggi, ma potreste essere molto più maturi un domani. Agli inizi, dopo aver frequentato la scuola e CTA al biennio, un giorno c'era mio padre che aveva un turno di un film e mi dice: senti, vuoi venire con me a seguire? Dico: sì, volentieri. Quanti anni avevi? 28 anni, 28 e mezzo. Io vengo, mi metto lì zitto, dico, mi presenta la persona che era presente in direzione, che seguiva il che film. È la persona di cui non si può dire il nome. Esattamente. E a un certo punto chiede a mio padre se fosse intenzionato a farmi ascoltare. E io, insomma, un po' emozionato, dico: ma sì, volentieri. Provino, entro dentro, una spada affilata così. Dico: ma no, 2-3 battute a taglio, no. Provino così. Vado, faccio 20 minuti, tempo della pausa praticamente, gli consumo tutta la pausa. Grazie. Non sai più nulla. Perché forse, ma ce l'avevi la mazza dentro? Recentemente, negli ultimi anni, mi è tornato alla mente questo aneddoto e ne ho parlato con mio padre. Mio padre, sorridendo, mi ha raccontato quello che era successo. Cioè, alla fine del turno, mentre io avevo preceduto mio padre fuori dallo studio, questa persona, parlando del provino che avevo sostenuto, sostanzialmente aveva detto a mio padre: guarda, di solito chi è portato, chi comunque ha... si nota, si vede subito, insomma, si percepisce. Io credo che... insomma, tuo figlio dovrebbe pensare a fare qualcos'altro. E io ho detto: ma veramente? Disse così. Dice: sì, disse così. Per fortuna
Si hanno sbagliato. Ma lui non mi disse mai nulla, non mi raccontò mai nulla. Sono passati 15 anni. E l'hai scoperto questo, adesso? Sì, questo ripeto per dire che quello che sei oggi, magari domani sviluppi veramente, adesso fuori dall'ironia, il sentimento, la capacità di rendere i sentimenti. Sono un qualche cosa che va di pari passo con lo sviluppo di quello che sei tu. Certo. Mentre vorrei anche dire questa cosa: la persona in questione che aveva detto questa cosa a mio papà è una persona con la quale io ho lavorato poi negli anni successivi e ho fatto molte cose belle, film. Capita, succede, puoi apparire in un modo e poi dopo un po' di tempo totalmente sotto un'altra luce. Se papà me l'avesse raccontato all'epoca, probabilmente mi avrebbe dato un colpo piuttosto forte. Che prima parlavamo anche di Nip & Tuck, quindi non hai fatto soltanto cartoni animati. Nip & Tuck è stata un'occasione meravigliosa, della quale devo ringraziare Mario Brusa, che è il direttore artistico della Videodelta. Io feci il provino in Nip & Tuck sull'altro personaggio, su Christian. Non era stato un grandissimo provino. E avevo poi chiesto a Mario di poter fare il provino invece su Sean. E mi disse: va bene, d'accordo, provaci. E quello invece era molto più nelle tue corde. Assolutamente più nella mia. Perché è una cosa che io dico sempre quando parlo con i ragazzi, mi capita, sì, online o alle convention. Non è che se sei un doppiatore bravo puoi doppiare tutto. Non si sta bene ovunque, secondo me. Ci sono delle cose, dei personaggi, dei caratteri che ci vengono più semplici perché empatizziamo di più con quel tipo di carattere, con quel tipo di personaggio. Quindi molte volte quando io leggo i toto doppiatori, no, che dicono qui ci metterei questo, qui ci metterei quello, qui ci metterei quello, magari funzionano anche, però ricordatevi sempre che poi tra di loro devono parlare. Non esiste mai il più bravo. Esatto. Esiste sempre il più giusto. Doppiami Zoro. Ok, aspetta. Fratellone, quel tizio è tuo fratello maggiore? Doppiami Rufy. Esatto. Ehi, sa 3 anni più di me, quindi ha anche lasciato l'isola 3 anni prima. Ma io le sto doppiando e facendoli malissimo, pensando in questo caso a Renato, per cui... Pensare che due fratelli avrebbero finito col mangiare un frutto del diavolo. E questo sei tu. Vabbè. Comunque, ehi, sei davvero forte. Non l'ho mai battuto in uno scontro. Non ci credo! Contro un normale essere umano. Scusa, Manu, scusami. Esatto, una sconfitta dopo l'altra. Ma in questi giorni lo batterei. Chi è che pensi di battere? Arrivato. Ace! Grazie mille per esservi presi cura del mio fratellino, ragazzi. Ah, non è niente di che. Comunque, sono contento di averti incontrato. Volevo darti questo. Un pezzo di carta? Tienilo stretto, sempre. Sarà questo pezzo di carta a farci rincontrare. Te ne vai di già? Sì, sto inseguendo un pericoloso criminale. Si chiama Barba Nera. I puntini. I puntini. E se va. Ci vediamo, Ace! Vienimi a trovare, Rufy. Io faccio Sanji fuori campo. Allora, ce ne andiamo? Con la sigaretta? Sì. Non ti hanno mai chiesto, ma Sanji ha la sigaretta, come fai a doppiare Sanji con la sigaretta? C'è chi mette il mignolo. Ma anche semplicemente... Semplicemente chiudere la bocca. Se tu pensi di avere una sigaretta, la senti e quindi... Quando si studia recitazione, si impara anche la mimica, il movimento degli oggetti che non ci sono. E questa cosa si impara veramente tanto perché è fondamentale. Che è quel passaggio che ti porta dal provare a fare una certa cosa al provare a essere quella cosa. Mamma mia. Mi sento la mazza dentro. Tu pensa che io da bambino invece davo tutte le vocine ai soldatini, 20, 30, 40, giuro, le inventavo, cioè, ma volevo correre, volevo essere pilota. Volevi fare il pilota di Formula 1? In realtà di rally. Di rally? Sì, mi piaceva più il rally, però... Però serve la pecunia. Eh sì. Se io da bambino, seguendo mamma e papà, perché comunque non c'erano soldi per babysitter, okay, non capendo nulla di quello che sentivo, ma io nelle orecchie ho anni di serate da bambino, di prove a tavolino al teatro dei filodrammatici, che certo, qua a Milano, che è dove lavoravano principalmente mamma e papà. Serate di prove, di letture, di cose, di discussioni tra regista, attori, tutta la vecchia compagnia del teatro. Insomma, sono tutte cose che pensi che siano inutili. Ti addormenti. Tanto però il cervello memorizza. Esatto. Ma posso... Bevi acqua, no. È tua. Non lo piega. Buona. Buona. Questa è una domanda che non ho fatto a nessun mio ospite. Lorenzo Scattorini, figlio di Maurizio Scattorini. C'è Francesco Scattorini. Francesco Leon Scattorini, sì, perdone, io chiamo sempre Fra. La più grande gioia della mia vita. Quando Lorenzo faceva teatro c'era uno spettacolo in particolare che è Frankenstein. Io andavo alle prove, perché ragazzi, anche quello è studiare. Anche guardare le prove degli attori a teatro è studiare. E poi c'era il figlio, con cui io giocavo tantissimo. Che era un topino piccolo. Che aveva 2 anni. Sì. Il problema è che adesso ce n'ha
13. Appunto. E lui cosa ne pensa del doppiaggio? Ho sempre cercato, quando c'erano le opportunità, di fargli sperimentare questa cosa, che era comunque una cosa emozionante, che lui non comprendeva tanto all'inizio. Lui ha cominciato che aveva 6 anni. Tante volte me lo chiedevano, solo alcune volte l'ho portato a lavorare. Okay. Perché sono dell'idea che i bambini debbano fare i bambini. Giocare a pallone, sbucciarsi le ginocchia, cercare di studiare, andare bene a scuola, eccetera, eccetera. Non dimentichiamocelo. Esatto. Però c'erano delle volte dove, per esempio, memore di questo insegnamento, la mamma una volta era andato a prenderlo e lo doveva portare a un turno, e lui tutta la strada si era messo a fare i capricci, piangendo, urlando e dicendo: no, io adesso chiamo il telefono azzurro dei bambini. Giusto. Perché io voglio giocare. Poi è arrivato al turno, gli hanno fatto fare un personaggio che era un ragazzino e diceva un sacco di parolacce e si è divertito come un pazzo, per cui è uscito felice come una Pasqua. Quando guardava il personaggio e si sentiva, mi guardava e sorrideva, perché diceva: sono quello. Dico: sì, sei quello. E adesso che invece ha 13 anni, lui ha tanti sogni nel cassetto, e gli ho detto: tanto vivi la tua vita, comportati bene, fai quello che vuoi, quello che io ti posso permettere di fare. Chiaramente se vuoi andare sulla luna è un po' dura, poi farà quello che vorrà. Lui vorrebbe andare a giocare nell'NBA, però. Per ora è alto così. Poi no, è alto. Mazza, è alto. Lo, tu sei stato ospite con me a qualche fiera del fumetto, siamo diventati. Io devo dire grazie a te, perché ho scoperto quel mondo che mi era oscuro. No, ecco, quando ti ritrovi in questi contesti, c'è una battuta specifica che ti chiedono di dire? In realtà, di frasi iconiche ci sono quelle di Kenshiro, qualcuna di Sanji classico e qualcuna di Joel di The Last of Us. Oh, noi abbiamo parlato, ma tu sei Joel di The Last of Us. Esatto. È un personaggio amatissimo, devo dire, di un prodotto meraviglioso. Beh, da poco è uscito il remake, lo sai? Sì, sarei curioso anche di vederlo. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? So che sei meglio di tutto questo. Ah sì? È finita, Tess! Ho una domanda forse un po' strana. Hai dei progetti futuri? Guarda, ti dirò una cosa che non posso specificare eccessivamente. Okay. Per quella che è stata la mia vita negli ultimi 2 anni, per alcune cose che mi sono successe, io prendo la vita giorno per giorno, ma veramente me la godo giorno per giorno, perché non c'è garanzia, certo, del futuro. Io spero sempre di avere avventure e occasioni per mettermi in gioco. Hai detto che faccio il direttore. Sì, mi capita ultimamente anche spesso di farlo. Beh, abbiamo fatto però delle cose insieme. Io adoro fare l'attore. Certo. Adoro recitare, perché lì mi sento vivo, mi sento un sangue che pulsa a bomba, capisci? A bomba. Per cui spero di avere sempre nuove occasioni e nuove possibilità di sperimentare anche cose nuove, insomma. E Lorenzo, intanto ti ringrazio, grazie mille. Grazie a te. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compare, nipote, a tutti quanti. A tutti quanti. Seguite su tutti i social e noi ci vediamo al prossimo vlog. Anzi, chiudilo tu il video, vai. Dico il cazzo. Quello che cazzo. Vai. Quanto è bello stare con Maurizio a fare 2 chiacchiere, mamma mia. Sembra che il video sia finito, sembra che il video sia finito. Invece non è finito, come dicono ad Oswords. Quindi tu adesso cosa fai? Ti guardi i video che io ti ho consigliato qui. Ti guardi, oddio, non voglio essere imperativo, eh. Se vuoi te li guardi, se no ti guardi altri video. Sempre miei, però. E iscriviti se non sei iscritto. Grazie.